ragazzi, sono Cesare Presu e benvenuti su Minecraft. Questo gioco non ha bisogno di presentazioni per nessuno, voi direte adesso. Ah, questa qua è la solita vaniglia, niente di che. Invece no, guardate qua cosa c'è di mod, Wyrmrust. È una mod di Draghi, che ne aggiunge un po'. Niente di troppo figo, tipo niente armature figherrime e cose, però l'ho preferita da Ice and Fire. Quindi niente, cominciamo sta vanilla. Nuovo mondo, non lo chiamiamo Dragonia. Click. Ok, modalità sopravvivenza, difficoltà normale, comandi no, pacchetti di dati. Crea un nuovo mondo. Ok, si va! Adesso vi taglierò la parte dove farmo un po' se ci metto tanto. Quindi tranquilli, non vi annoierete troppo. Chissà, magari si pone davanti un Overworld Drake. Che in pratica è un drago comune. Si trova nelle pianure, nei boschi, dove c'è natura, dove c'è l'erba. Niente, è un po' un pezzo grosso. È un po' duro. Tanto duro, se non hai robe di diamante. Più che altro, se lo vuoi domesticare, devi metterli sopra una sella. E devi provare a metterci sopra, però poi lui ti fa saltare in altissimo se ti sbatte su. Se non ti accetta. Come i cavalli che prima devi addomesticarli. Ok. Spawnati nell'area. E in ogni caso ecco la mia skin. I am a ninja! Con un buco nero. Sì. Cosa. Ok, farmiamo subito, siamo spawnati in un bel posto. E là vedo una cosa rossa. Ok, è un fiore. Che ragazzi, se serve dei draghi, io ho paura di trovarmene uno pericoloso dietro. Fortuna che il Red Royale spawna solo nelle... cos'è? Spawna solo nelle montagne, che... È il drago più potente di tutti. È anche uno di quelli che può volare. E che si può cavalcare. Il problema della spiaggia è che potrei trovarmi il Butterfly Leviathan. Che in pratica è un Leviathan gigantermo. Proprio giganterrimo, errimo. E in pratica niente, ti attacca appena ti vede. E se sta piovendo ti può fare un attacco che ti lancia addosso il fulmine. Ok, adesso credo che taglierò sto pezzo che ci vuole un po' a farmare. Adesso taglio sto albero. Oh. Ora mi crafto le assi, ovviamente. Che scusate, è da un bel po' che non faccio una vanilla, quindi non mi ricordo tutto perfettamente. Ok, crafting table. Possiamo fare che piazzare da qua per il momento. Ci craftiamo un po' di stick. Ok, intanto craftiamoci un'ascia, direi. Poi qua. E una spada. E anche il piccone, ovviamente. Che siamo qua davanti a una miniera, però non ci vado perché sicuramente ci sono mostri. Quindi ce ne posso anche fare due, volendo. Aspetta che lo lascia. Sono stato furbo. Ok. Subito sottoterra. Vorrei trovare un bel posto tipo qui sopra. Qua è un bel posto, secondo me. Porta fortuna sto posto. Mi sono già craftato tutto il craftabile. Anzi, che ora è? Sono mezzogiorno. Devo andare alla ricerca di montagne, che cacchio. Nessuna montagna in vista. Che non posso andare in miniera senza carbone. Me ne ero scordato. Di là c'è il fiume. Clic, clic, clic.
fiori. Carino. Run! I ninja corrono. Oh, eccola! Un'app, che carina. È stramodo quella 1.16.3, ma in ogni caso non farò un server. La vanilla la arriva all'inizio dicembre con il mio amico Game of Course, subito nel carbone. Guardate che fortuna spacciata. Boing! Non ho saltato. Io le montagne le cerco sempre di scalare senza rompere niente. Mi diverto. Guardate quanto, che fortunona che il vostro Cesare è ripreso. Cacchio. È da un sacco che non ci gioco. Ah! Per farmi la casa in questa montagna so che ora arriva l'acqua. Ma già che spacco più lento. Aspetta. Piazzo la terra. Alla fonte. Boom! Volevi! Tanto, eh? Dietro la montagna. Possibile? Ah no, è mezzogiorno. Che scemo. Credo che sia passato di più, ma dopo tutto registro a 7 minuti. Ok. Davvero, ragazzi, che fortuna. Cioè, di solito puoi anche metterci ore per trovare il carbone. Invece io subito così. Intanto craftiamoci subito le nostre prime torce. Scaviamo ancora un pochino. Il cannone abbiamo già la base pronta, che per il momento mi sviluppo qua. Intanto ci craftiamo anche la porta. Sbaglio, c'è una grotta? No. Che scemo, sono uno scemo. Allora la porta. Ed ecco qua la nostra piccola base. Proprio piccina picciò per il momento, poi crescerà. Che dire che possiamo andare ancora un po' in esplorazione. Che dobbiamo trovare mucche. Guarda, parlavo proprio di voi. Voglio questa. Boom! Aspettami, mucca! Aspettami, mumu! No, anche il pollo! Pazza! Oh! Forse me lo lascia. Boom! Quanto? Cacchio, sì! Oh, questa qua si fa più in fretta. E poi anche le pecore sono importantissime. Mi sono dimenticato del letto. Sono iper fortunato. Che poi adesso ci facciamo, usiamo l'ascia, che è più veloce. Però io per i combattimenti contro i mob preferisco la spada e già di cavalli. E anche la lava c'è. Guardate che posto in cui spunate il vostro Cesare preso. Hop, 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 hop. Sono un pro, sono fortunato come sempre dopo tutto. Cioè tipo, la mia prima, c'era tipo, è uscita la serie di carte Pokémon, una volta è uscita la serie di carte Pokémon che c'era, che hanno aggiunto la... E c'è già una... Che hanno aggiunto le carte Prisma. Prima bustina, Arceus Prisma, che sarebbe il Pokémon più potente di tutti, Arceus, più Prisma, che vuol dire potenziato. Cioè che ovviamente non l'hanno fatto invincibile. Già subito un letto, guardate. Guardatemi, ho un letto. No, è meglio scavare più di qua.
Che avete visto che dall'altra parte c'era l'interfaccia di una grotta, più a destra verso di qua? Sì, io direi che possiamo anche andare in miniera. Tranquillo, adesso il prima possibile mi crafto tutto. Fornace, vieni da me. Poi devo anche fare un po' di legna. Ok, io direi di mettere sia a cuocere gli 7 di carne. Tanto ci craftiamo qualcosa, tipo il piccone. Scusate, 4 stick, che potrei fare come al solito e usare l'aicettario. La carne. Ok, adesso che abbiamo il piccone ci craftiamo anche la sword. E niente, siamo a posto, direi. Quasi. Ci mancherebbe pochissima pelle per farci questi. Un po' per l'elmo, ma io conservo e tengo per quella. Che arne. Che buon odorino. Devo aspettare che appena è il mio gatto. Mi sa di sì, che c'è il gatto in cameretta con me. Vai pollo! Chicken, 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 non credo che ce la faccia. Mancava un pixel. Pollo, ti volevo. Ok, le bistecche le mangiamo tra un po'. Intanto continuiamo a scavare. Io continuo a usare i picconi di legno finché non si rompono, che altrimenti non li usiamo neanche tra 30 anni, ma prima ci mettiamo la postazione per il letto. Ed ecco qua, guardate che bella roba che ci stiamo già facendo. È da un po' che non faccio la vaniglia, ma stiamo andando bene. Guarda, uno scheletro che brucia. Là c'è uno zombie sotto un albero. Quell'aradura è piena di mob, devo craftarmi al più presto un arco. Però ovviamente non ho i materiali. Però davvero sono stato fortunatissimo con quel letto. Adesso me lo faccio rosso, aspetta. So che ho già le rose, però ti danno due e non voglio avere l'inventario pieno. Boom! Ora posso craftarmi gli stivaletti. Come vi ho già detto, voglio conservare. I polli, come i dodo di Ark. Io sono il Golem Gamer di Minecraft. Cioè, non è vero. Non è vero mai nella vita, come direbbe lui. Ah. Che bello Minecraft. Da quanto che non ci giocavo, guarda. Qui c'è un passaggio in mezzo alla montagna oppure una grotta. Ah no, è una grotta. Tanto già ho un po' di fame. Devo trovare più presto l'altro carbone. Però prima farmiamo un po' di carne, ovviamente. Ah. Poi sì, mi crafto le ceste, ma solo stanotte me le crafto. Che non è ancora mezzogiorno. Forza, run. Fiori blu. Quasi mezzogiorno. Poi devo avvicinarmi.
sei lì. Metto un attimo in pausa. Scusate. Sì, gatto, si comincia. Ciao, Coconut. Se lo state domandando se mi riferisco al mio gatto, non giudicate che si chiama Luce di Cocco, gliel'ho dato quando avevo 2 anni. Vabbè, intanto mi sono dimenticato che devo fare più legna. Ah, un pig! Buongiorno, signor Pig. Lei come sta? No, non mi si butti lì dentro. C'è del ferro là. Avete notato? Non mi è morto. È più vita delle mucche. Hanno già accusato la spadellina, che scemo. Ok. Devo andare a prendere quel ferro, ma con molta attenzione. Prima di tutto non usiamo il piccone. No, è da qua. Sento rumore di zombie. Sento mob cattivi. È mezzogiorno. Ah, c'è la stradina qua. Non l'avevo manco notata. Ed ecco il nostro primo minerale di ferro. Stiamo andando benissimo. Adesso stiamo andando davvero benissimo. Forza, andiamo a casa. Fortuna che vivo su una montagna. Altrimenti sarebbe impossibile vederla. Sì, so che ho molta fame, adesso appena torno a casa mangio. Che a me piace essere molto prudente finché non ho almeno le robe di diamante. Poi ci vorrà già un bel po'. Oh, grazie al cuore. Cioè, sì, grazie al cuore che c'è la bistecca. La bistecca la adoro, il cibo che ti rigenera più fame. Ed è anche facile da reperire. Si trova nei Mucca Store. Vieni a comprare, ci sono gli sconti del 50%. Il nostro ferro. Ok. Direi che intanto possiamo craftarci la cesta. Chiaramente. Di sto piccone che uso questo qua, e di qua faremo l'angolo chest. Spacco anche sopra perché, come si sa, se non c'è la roba sopra non la puoi aprire logicamente. Oh, ora ci possiamo mettere un po' di roba. A proposito, il letto rosso. Ecco qua, il mio colore preferito. Ammirate. Intanto ci dobbiamo cuocere qualche altra roba, anzi, non è. Aspetto per gli stivali. Però è vero che parano i danni da caduta d'asci. Me li faccio. Ora qui e qui. Ok, ho mezzo punto armatura, evviva! Guardatemi. Aspetta che si possono anche colorare se li metti. Tipo tu metti l'acqua in un calderone, ci clicchi sopra col tasto destro con la tinta, diventa di quel colore, ci butti dentro l'armatura di pelle e si colora. Lo sapevate? Lo sapevate? Ah sì. Cacchio. Ah, che bello Minecraft. Oh, carbone, ciao, come stai? Devo stare attento che sappiamo molto bene tutti che qua c'è la grotta.
ogni caso stiamo facendo un botto di risorse. Gioco ora. Ok, poco dopo mezzogiorno. Ci metto molto meno tempo, io ho previsto tornare a casa, dovrò allungare i tempi di spedizione. Anzi, potrei andare lì sulla riva e il carbone lo raccolgo dopo. Intanto sono già a livello 3. Scusa carbone, ti metto una torcia sopra che devo andare a vedere se c'è della canna da zucchero. Che è molto... Ah! Guardate che fortuna hanno, il vostro Cesare Prez. Cambierebbe Jack. Oh, che bella isoletta! Ora la coltivo. Ok, tra poco smetto. Adesso pianto sta canna da zucchero. Ed ecco qua. Ora torniamo in casa. Tac, 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 tac. Un passaggio nella montagna, che bello. Avevo detto che avevo notato qualcosa di simile. Tic, 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 la nostra casetta, eccola qua. A proposito, ho 14 di cobblestone. Beh, no, dai, non vale sprecarla adesso che siamo agli inizi. E adesso, ragazzi, direi che abbiamo fatto abbastanza, anzi, vado sopra la montagna. Ed ecco qua. Siamo già a 22 minuti, su, che volevo fare la outro sulla montagna. Oh cacchio, che grossa quella. Di sicuro la mia base finale sarà là. Quanti cavalli poi. Ok ragazzi, direi che per questo episodio abbiamo fatto abbastanza, ci siamo craftati le robe di... abbiamo trovato la cobblestone, il carbone, il nostro primo minerale di ferro, poi ci siamo craftati gli stivali di cuoio. E ci siamo fatti la nostra piccola casetta. Direi che stiamo andando benissimo nella serie. Quindi, ragazzi, per questo episodio direi che possiamo aver concluso. E spero che vi sia piaciuto. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao, ragazzi! Woohoo!